Ciao a tutti, sono Osvaldo di Dio, benvenuti a una nuova puntata della storia della chitarra. Oggi parliamo di Time, un brano simbolo di Pink Floyd, contenuto nel capolavoro del 1973, Dark Side of the Moon. Ve lo faccio ascoltare. Come in tutti gli assoli di David Gilmour, è possibile apprezzare la maestria di David nell'articolazione della pentatonica, nell'intonazione e nel controllo dei bending. Anche questo, come la maggior parte degli assoli di David Gilmour, è un assolo tematico, ovvero che potete cantare praticamente dall'inizio alla fine, e in cui ogni nota dell'assolo segue perfettamente gli accordi dell'armonia. Ma David Gilmour non si limita a utilizzare la pentatonica. La parte più interessante di questo assolo, a mio avviso, è nell'inciso, ovvero quando gli accordi diventano Re maggiore settima, La maggiore settima. Dopo un arpeggio sulle note del Re, è stupenda la settima maggiore che David Gilmour suona sull'accordo di La maggiore settima. Risuona la stessa nota anche quando arriva il Re. In questo caso diventa l'undicesima aumentata. Queste scelte melodiche aprono l'assolo di Time e lo fanno decollare. Pensate che quando hanno registrato Dark Side of the Moon, i Pink Floyd non avevano neanche 30 anni. David Gilmour aveva 27 anni. E questo è quello che secondo me rende i Pink Floyd dei geni del Novecento.